sono dei momenti nella vita in cui il coraggio lo prendiamo dai nostri figli, dai nostri nipoti, sono loro che ci portano avanti, che ci conducono avanti. Oggi vi racconteremo la storia dei bambini che di fronte ad una prova più grande di loro si trasformano in guerrieri. Vi presento subito Barbara Cristofori, la mamma, ed Esther Cristofori, la figlia. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Allora Esther, tu a 14 anni, stai per compiere quasi 15 anni, sì. E avverti un dolore ad un ginocchio, senti insomma il ginocchio ti fa sempre più male e allora accompagnato dai genitori vai al pronto soccorso. Ci vuoi raccontare la tua storia, che è una storia bellissima? È tutto cominciato a dicembre e io credevo che quel dolore fosse solo una infiammazione o qualcosa di molto banalissimo dolore al ginocchio. Esatto. Quindi l'ho lasciato stare. Purtroppo invece col passare dei mesi ha peggiorato sempre di più, specialmente la notte, fino a che il dolore era tanto insopportabile che i miei genitori mi hanno subito portato d'urgenza al pronto soccorso. Sono andata due volte perché la prima non era sembrato esattamente una cosa gravissima. Tu sei andata la prima volta al pronto soccorso, sì. Il dottore ha detto ma no, non è niente, no, non è niente. È un dolore al ginocchio dovuto alla crescita, dovuto di chissà, sì, che esatto, cosa. Esatto. E invece la seconda volta, che il giorno dopo, un dottore ha avuto, non so, penso un'intuizione, mi ha fatto fare subito un attacco, una risonanza, adesso non ricordo, e lì deve aver visto qualcosa che non gli è piaciuto molto. Che non quadrava. Ai miei genitori è stato detto subito, comunque, che c'era la grande possibilità, almeno da quello. A me no, hanno preferito non spaventarmi, credo. Quindi sono stata portata d'urgenza al Gemelli e da lì c'è stata la conferma. Esatto, si trattava di un osteosarcoma. Esatto. E Barbara, lei ricorda, ecco, questo viaggio in ambulanza? Di corsa verso il Gemelli, io penso che queste sono immagini, ricordi, foto che uno non potrà mai cancellare dalla memoria. No, tuttora quando sento un'ambulanza ricordo ancora come fosse oggi, quello che diciamo ho passato quella mattina, e quindi la sirena, il traffico fuori, comunque era tutto un po' offuscato perché comunque il pensiero andava su quella diagnosi che comunque era stata preannunciata al pronto soccorso, e comunque è stato un viaggio breve, però molto intenso. Che non finiva mai. No, non finiva mai. E l'altro problema che comunque mi ponevo al momento era che comunque prima o poi avrei dovuto dire a Esther questa cosa. Però prendevo tempo, certo. E era un insieme di pensieri tutti messi insieme e quindi non c'era un pensiero unico, erano tanti. E noi oggi qui stiamo a raccontare, ecco, la vostra storia, la storia di Esther, che poi è una storia, come dire, di grande determinazione. Noi abbiamo, sì, detto, ecco, di bambini guerrieri, ma non è un eufemismo, non è una figura. Parliamo di bambini proprio che guardano in faccia alla morte, sì, e combattono nel migliore dei modi, anzi addirittura danno coraggio, sì, ai loro genitori, perché qui stiamo parlando di un osteosarcoma, di un tumore al ginocchio, è, sì, così? Sì, un tumore delle ossa praticamente, hanno, sì, diagnosticato, e fortunatamente allora, era localizzato, quindi per fortuna, è stata una cosa... Era localizzato. Sì. Il primo impatto in oncologia pediatrica qual è? Dunque, da parte del genitore è una cosa grande e spaventosa, perché comunque già il nome oncologia ti fa pensare al peggio. E poi tutto è venuto dopo, perché lì poi alla fine vivi giorno per giorno, dall'incontro con i dottori, il colloquio, tutta la spiegazione di come sarebbe avvenuta poi la procedura per iniziare proprio la terapia, certo, d'urto.
Esther, quindi... iniziano le prime terapie e non sono, come dire, non è la tisana. Ci racconti un po', ecco, il tuo primo impatto con le terapie, perché ecco, io vedo dei capelli ricci, mi hanno detto che avevi i capelli ricci e tu ci tenevi tanto, ci tieni tanto. Sì. Poi a un certo punto tu li perdi questi capelli. Sì. Ecco, si inizia, come dire, si imbocca la strada della terapia. Allora, io sono stata, tra virgolette, fortunata perché non ho perso subito i capelli. Li ho persi dopo 2 mesi che avevo già cominciato le terapie. Io ho sperato fino all'ultimo che non succedesse perché... Certo. Diciamo che le prime 2 terapie sono state le più pesanti perché diciamo che poi gli infermieri dosano i farmaci per aiutarti in base a come tu reagisci le prime volte, quindi all'inizio ero totalmente scoperta, quindi ho reagito molto male, però ero ancora forte della mia forma fisica naturale, allora... Poi col tempo invece più le terapie andavano avanti più era difficile sostenerle. C'era la perdita dei capelli, una grande dose di cortisone che mi è stata iniettata che mi ha davvero... è stato molto pesante. È dura perché comunque il cortisone poi destabilizza, non tutto si dorme quanto, la notte, sì. Si requiete, insomma è pesante. È stata io facevo delle dosi molto alte, altissime di cortisone, tutti i giorni, quindi ecco. A quanto qui? Tu subito dopo hai compiuto 15 anni? Dopo qualche settimana, 15 dopo anni. Qualche settimana hai compiuto 15 anni. Come... Ecco, io, la cosa che a me mi affascina, se possiamo dire così, ecco, è i bambini, i ragazzi come te che danno coraggio ai genitori, ecco, con questa malattia. Tu cosa dicevi a mamma e papà? Allora, non ricordo esattamente cosa dicesse mia madre, ma perché molte cose di quel periodo le ho un po' rimosse, forse quasi per volere, perché tendo adesso un po' a voler dimenticare. Però se c'è una cosa che ho capito è che noi ragazzi o bambini dobbiamo farci forza per forza di cose, dobbiamo essere coraggiosi e forti, non abbiamo scelta, è questo che i genitori sono più, loro subiscono passivamente quello che succede a noi, soffrono tantissimo. E noi in un certo senso siamo quasi, alla fine ci sentiamo, perlomeno i bambini più grandi, perché ovviamente i piccoli non si rendono neanche esattamente conto, ma noi dobbiamo invogliarli a non mollare, perché dobbiamo dare forza a noi stessi e anche a loro. Poi è una cosa reciproca ovviamente. Noi non lo facciamo neanche coscientemente, ecco, però poi succede. Barbara, cosa vi dicevate in quei giorni con suo marito? Perché poi la cosa bella, ecco, io cerco di cogliere le cose belle di questa storia, perché poi comunque è una storia sofferta, per alcuni versi triste, ma comunque la vostra è una storia bella, positiva, perché comunque avete sperimentato la forte unità della vostra famiglia. Sì, è vero. E in queste situazioni veramente o perdi qualcosa o acquisti qualcosa. Voi avete acquistato? In quel caso noi abbiamo acquistato tanto, molta più forza rispetto a prima e unione, tanta, soprattutto tra di noi, perché poi alla fine sì, tutto il resto c'era intorno, però poi alla fine sono per la maggior parte del tempo i genitori che comunque seguono i figli. E quindi per noi l'unione è stata una cosa importante, ci siamo praticamente aiutati a vicenda. E quante volte lei e suo marito vi siete detti, ma ecco, questo coraggio ce lo dà Esther, lo dobbiamo fare per Esther? Sì. È lei che... Sì, perché lei praticamente era il motore, anche se lei era quella sofferente, però alla fine ci ha dimostrato determinazione, coraggio, forza. Anche testardaggine tante volte, perché ci sono stati anche periodi di scontro. Certo. Perché poi lì è tutto un insieme di emozioni che esce fuori e quindi abbiamo preso forza anche da lei tanto.
Esther, le cose forse ecco più che riguardi diciamo meno volentieri sono le medicazioni, il dolore dovuto ecco a tutto questo. È così, ci sono stati dei momenti in cui comunque c'è stato il dolore fisico, al di là della Dove paura, al di là delle aspettative, il dolore, ci si confronta anche con questo. sì, con la paura del dolore, la paura del dolore, perché le prime volte, le prime medicazioni, le prime biopsie sono molto, molto dolorose. Poi col tempo ci fai l'abitudine. Ci si fa Sì, ci si l'abitudine? fa l'abitudine. È un percorso strano perché poi quello che all'inizio ti sembrava assurdo entra a far parte della quotidianità, c'è proprio quasi un senso di tu ti adegui a quel mondo e entri quasi a farne proprio parte, tanto che magari quello fuori comincia a diventare un po' estraneo perché ormai vivi praticamente dentro al reparto e tutto quello che concerne il reparto diventa parte integrante di te, quindi alla Senti, fine. nei mesi e mesi che tu hai trascorso nell'ospedale, si vive in un mondo, non dico parallelo, ma in un mondo comunque particolare, dove non solo si sperimenta il proprio dolore, Quello degli altri. ma anche quello degli altri, e si sperimenta il proprio dolore perché scompaiono, magari perché non ce la fanno ad andare avanti altri bimbi, altre bimbe. Sì, quella è stata una delle cose più traumatiche di tutta questa esperienza, vedere gli altri bambini soffrire, anche molto piccoli, è stato veramente traumatico. Vedere proprio quei bambini soffrire, eppure rimanere bambini. C'erano proprio dei bimbi molto piccoli, eppure anche se soffrivano così tanto, tu non li vedevi come malati, riuscivano sempre comunque a dimostrarsi piccoli, volevano giocare, avevano voglia di ridere. Per questo dicevo prima che i bambini la prendono diversamente da noi. I bambini sono molto più forti degli adulti. Più si diventa adulti, più si diventa deboli, credo in un certo Poi senso. vedremo delle testimonianze, delle immagini dove veramente quello che tu dici è proprio la realtà. Ma in quei giorni cosa si fa, ecco, in un reparto di oncologia pediatrica? Io so che tu ci hai portato anche disegni. Cosa si fa? Questo è un tuo disegno, quello che vediamo qui davanti a noi. Sì. Tu disegnavi tanto, anche perché tu so che sei bravissima, fai il liceo artistico. Sì, faccio il liceo artistico, quasi Con questo finito. disegno, ecco, che cosa volevi esprimere? Diciamo che mi sono un po' sfogata con questo disegno perché era un po' la dualità di quello che stavo sentendo in quel momento. Ti sentivi ferita? Mi sentivo ferita, da una parte ero spaventata, attonita, insomma, incredula di quello che stava succedendo e dall'altro ero molto arrabbiata. Ero arrabbiata per quello che stava succedendo perché dicevo perché a me. Io adesso dovrei essere un adolescente, dovrei divertirmi, non subire tutto questo. Quindi ecco, è stato un po'. Io ho creato dei personaggi durante questa degenza perché ho dato a loro il compito di riflettere quello che io stavo pensando, quello che avrei voluto provare in quel momento. Senti, c'è una serie televisiva che ha avuto molto successo, diciamo il titolo perché tanto dire, non c'è niente di male, ha avuto un grande successo, è giusto anche che sia così, Braccialetti Rossi, che ci ha, come dire, coloro che non hanno frequentato, ma non hanno mai avuto occasione di frequentare un reparto di pediatria in un ospedale, sono rimasti colpiti dallo spirito, diciamo, che si crea, da questa forte rete di solidarietà, da questa profonda amicizia che si crea tra i piccoli pazienti che si trovano in ospedale. Tu hai avuto modo di sperimentarlo questo? Com'era il rapporto con gli altri compagni di ospedale? Sì, allora, ci sono create delle amicizie, si sono create delle forti amicizie Così profonde come vengono descritte nella fiction? che. E io non lo so perché non l'ho vista, Non l'hai non l'ho vista. vista, ho preferito di no, Hai fatto sinceramente, bene. quindi non saprei, però sicuramente si crea una forte proprio rete di solidarietà, perché alla fine lì dentro siamo tutti uguali. Io direi che più tra i bambini,
perché comunque noi siamo sempre un po' obbligati a rimanere in stanza. Diciamo che si creano varie amicizie in base a con chi capiti di stanza, ecco. E più che altro i genitori penso che tra di loro abbiano creato una forte, ma perché si sono sostenuti a vicenda come genitori. Noi abbiamo trovato il conforto negli altri bambini come delle persone. Insomma, poi io, il mio è un discorso un po' particolare perché io ero l'unica un po' più grande, diciamo, ecco, del... Era più grande, cioè, esatto, del gruppo. Esatto, ecco, quindi e l'unico altro ragazzo più grande era un ragazzo e quindi io non potevo neanche starci in stanza insieme, quindi io ho fatto amicizia con i bambini piccoli che mi hanno aiutato tantissimo perché vederli così, ho giocato con loro, è stata una bella cosa vedere che anche in una situazione così... drammatica, alla fine c'è sempre questa voglia di ricercare il contatto umano, il prossimo. Comunque si rimane bambini, esatto. Si rimane adolescenti e quindi si continua a giocare, si continua a guardare con gli occhi di bambini, sì. La vita. Esatto. E questi bambini tu li hai, diciamo, continui a restare in contatto? Alcuni quindi, sì. Con alcuni sì? Sì, con alcuni sì. Quindi... È una, ripeto, una bella cosa, una bella esperienza, tra virgolette, questa... Ma noi vogliamo cogliere gli aspetti positivi, sì, oggi, sì, perché infatti. Come dire, gli aspetti negativi purtroppo si conoscono. Però ecco, anche in questi momenti di sofferenza, di profonda sofferenza, poi ecco, come diceva Esther, si crea una rete di solidarietà, sì. Tra i genitori. Sì. Passeranno 30 anni, passeranno 40 anni, ma magari gli auguri a Natale continuerete a farveli. Sì, sì. Eh? I contatti rimangono, perché... È una cosa che poi ti porti dietro, secondo me, per tutta la vita. E poi ci sono i genitori che comunque purtroppo hanno perso dei figli. E quindi a maggior ragione senti ancora più il dovere di stare vicino a loro, ma proprio come cosa umana, perché forse questa è una cosa che provo io, è come se fossi stata, diciamo, scelta o prescelta, o genitori, insomma, io, o mio marito, comunque noi come famiglia. Rispetto a tante altre che invece non hanno avuto questa fortuna in questo passaggio traumatico, per cui c'è ancora più il dovere e il senso proprio dell'amicizia e di continuarla proprio fino a che continua, insomma. Senso dell'amicizia che si crea anche con i medici, perché sì. Negli ospedali, come dire, si incontrano queste figure con il camice bianco, sì. Però chi si trova in quei reparti, chi lo fa con il cuore, veramente, sì. Non può essere definito soltanto un medico, no. Esther? Assolutamente no, perché io li trovo pazzi, estremamente pazzi quanto coraggiosi, perché scegliere proprio con la propria volontà di entrare in quel mondo così duro è indice di grande coraggio, ma anche di grande pazzia, perché non tutti lo farebbero. E comunque magari se qualcuno decidesse di volerlo fare magari non resisterebbe. Certo. Quindi magari abbandonerebbe perché no, non ce la faccio. Invece loro rimangono e hanno questo anche questa grande capacità di confortare le persone senza però entrare troppo nel personale, riescono comunque a mantenere un distacco. Una cosa veramente molto lodevole in una situazione del genere. Non sono soltanto dei medici. No, sono dei supereroi. Ma tu continui a sentirli? Dei supereroi? Eh sì, perché io sono qui grazie a loro. Senti, c'è un aneddoto che a me ha colpito molto della tua storia, perché tu poco tempo fa sei andato in aeroporto, passi sotto il metal detector e il metal detector comincia a suonare e tu ti cominci a levare la cinta, gli spicci, l'orologio, ripassi, poi a un certo punto mi viene in mente. Ti sei ricordata di una cosa che non è una cosa secondaria, che era successo? Che la mia protesi ha fatto suonare il... Che tu hai una protesi di titanio, sì, alla gamba. Esatto, di titanio, quindi ha fatto subito suonare... Io non mi... Te ne hai riscordata? In quel momento, perché col tempo tendi a voler cercare di tornare alla normalità, almeno nelle cose più banali. Io tendo a dimenticare il fatto che ho una protesi, anche se alla fine la sento. Certo. Perché però ci provo, quindi in quel momento mi ha proprio... Ci ho pensato molto dopo, ero già quasi spogliata e... Ah, ma io ho una protesi. Scusate, io sì. Ho dimenticato.
E vabbè, vabbè, capita, io gli capita. sono un po' scorderelli. Sì. Senti, ma tu oggi come stai? Meglio, sicuramente molto meglio di quel tempo. Quanto tempo è passato innanzitutto? 2 anni praticamente, 2 anni e mezzo. 2011, 2014, sì, Tre 3 anni anni, quasi. 3 anni, quasi 3 anni, perché diciamo che poi dalla fine proprio Certo. 2 anni e mezzo, sì, Sì. 2 anni e mezzo. Quindi io rispetto a quel tempo ovviamente sto molto meglio. Ma anche rispetto proprio all'altro anno, in cui comunque rientrare nella vita di tutti i giorni, quella prima Non è della via, non è semplice. affatto semplice. E comunque alla fine non ci dormi mai, almeno nel pensiero, perché ti cambia un po' tutta la visuale che tu hai del mondo, le priorità. Comunque c'è tanta E voglia qual di è oggi la tua tornare priorità? a fare tutto quello che mi sono prefissata. Tutto, qualunque cosa, io voglio vivere al massimo, perché cose che davo per scontate, magari prima, cose che i giovani da adesso, della mia età, quasi tutti danno per scontate, non sono affatto scontate. Tipo? La vita stessa, il fatto di avere tempo, è il tempo. Quando si è così giovani si pensa che sia tutto il tempo del mondo, magari non è così, comunque il tempo passa. Magari tu non l'hai sfruttato al meglio, non hai fatto quello che volevi, davvero. E io voglio fare tutto quello che mi fa felice. E noi te lo auguriamo veramente, veramente di cuore.